Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di questo attrezzo. Che cos'è questo attrezzo? Questa è una pompa d'aria compressa. Allora, vediamo, apriamola ragazzi. L'ho comprata da Decathlon a circa 10 euro. Vedete, qua ci sono le spiegazioni di come va messa. Allora, prima va bucata. Ovviamente questa ha una vite. Vedete? Si svita. Prima va tutta avvitata e bucata. Poi, dopodiché esce l'aria, voi con l'aria che esce la mettete dentro la valvola, con le mani non pressate così lontano, perché essendo CO2, quando esce, esce a pressione e quindi si congela e vi può congelare le mani. Perciò quando la mettete usate magari questa gommina, vediamo, ve la esco un attimo, ed ha questa gommina apposta per non far congelare le mani. Allora, questa costa all'incirca 10 euro, ha queste cartucce che costeranno, sarà 1,99 euro. Aspettate, l'avrò, ecco, 1,99 euro. Però, se ne comprate a confezioni da 4, che è molto più grande di questa, un po' più grande, un po' più lunga. Infatti questa è da 16 grammi, quella vi dico io è da 20 grammi. Questa riesce a gonfiare una camera d'aria all'incirca da bici da corsa a circa 6 bar. Invece quella da 20 arriva a circa 8, è un po' più lunga, ma è una cosa poco così. Ne comprate a confezioni da 4, costa 5 euro, quindi 1,20 euro a bomboletta. Dici, ma che fai? Compri, non ti basta la camera d'aria? Sì, però io alla Varele Agnoli, alla Gran Fondo Valerio Agnoli, al sesto chilometro ho bucato. Ho perso circa 8 minuti dal momento che ho bucato al momento che sono ritornato in pista. Di cui 4 minuti per levare la vecchia camera d'aria e gonfiare e mettere quella nuova, e all'incirca 3 minuti e mezzo, quasi 4 minuti per gonfiarla. Invece con questa, con 20 secondi, anche meno, la gonfiate. Io alla Gran Fondo Valerio Agnoli ero nelle prime 100 posizioni. Quando ho bucato e dopo sono ripartito, mi hanno superato anche le ambulanze, la macchina di fine gara e le macchine che riprendevano, avevano riaperto le strade. Poi ho ripreso il gruppo, ma quando l'ho ripreso già erano passati 40 km e l'avevo visto in lontananza circa 600-700 metri, così l'ho tenuto per circa 4-5 km e poi sono iniziate le salite vere. Io ero spompato perché avevo dato tutto e quindi il gruppo se n'è andato. Infatti sono arrivato nelle ultime posizioni, credo che ero 330esimo su 390. Invece con sta pompetta usata in gara può essere pure che rientravo nel gruppo, non dico di vincere una gara, per carità, però magari arrivare a metà classifica come ho fatto nella penultima gara, invece di arrivare insieme in ultima fila con la macchina di fine gara che mi supera e è tutto spompato. Vedete ragazzi, è caruccia, all'incirca 9,99 euro, ma ho pagato questo di più perché la pompetta, vi dicevo, costa 1,20 euro se ne comprate 4. Molto carina, molto utile in gara. Poi se non siete in gara e fate normale, cioè un'uscita normale, è inutile sprecarla, tanto, perché con la pompetta non vi interessa il tempo. Però in gara è molto utile ragazzi, molto utile e comoda, non pesa neanche più di tanto. Vediamo se c'è il peso qua, no, non c'è, però 16 grammi, ecco, 92 grammi, neanche 100 grammi pesa tutta la bomboletta con lo spinotto. Non so se quest'altro video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al mio canale, è gratis. Ciao e al prossimo video.